siamo da ditta Zanoni. C'è un armadio per la famiglia Rossi. Ma proprio oggi che è domenica dovevate venire. Ne era meglio domani. C'è stato un ritardo nella consegna. I Rossi si sono arrabbiati e hanno detto di portarlo subito, pure oggi. Che tante chiavi ce l'avete voi. Fate piano e non rompete niente, se no, signor Rossi, chi lo sente? Lasciatelo là, che poi se lo mette a posto loro. Ma signor, ci dovrebbe da firmare sto boh. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Mi dispiace che non ci ospici per darvi la mancia. Ma non fa niente, signor, tanto oggi abbiamo lo straordinario. Andate, andate, che io piccio ti aiuto in armamentario di serature. C'hanno ragione, capirete? Con tutti sti ladri che ci stanno in giro. Vedi quanta roba! Gnappetta! Gnappetta! Oh, e chi? Gnappettino! Vada per Gnappetta! No, no, Marescià, io non ho fatto niente! A Marescià non ho fatto niente, io! Dove vai, Gnappè? Sei chiuso dentro, sei! L'accidente che avete via voi alla ditta Zanoni e ai Rossi. Ma perché voi non vi sbagliate mai? No. E guardate qua, Antonio Rossi, via Api 37. E beh, queste via Alpi. Ma che vi avevo detto? Che se siamo sbagliati? Che a via Api, a via Alpi al 37. Ci sta sempre la famiglia Rossi. E capirai, in Italia siamo tutti Rossi. Andiamo su, portatevi via st'armadio e non rompete più lì. Beh, mo ve lo dicevo. Che volete dirvi, coglioni? Proprio. Ah. Dai. Hai preso delle roba di appunto, di asse in colpo, quanto pesa! Fiore da dopo, mentre che l'altri stanno stesi al mare, noi rimaniamo a Roma a fa lo sgoppo. Dai, poveri! Agnappè, ma che ti sei rubato quella tazza stessa con tutto lo sciacquone? Agnappè, io mica ti capisco, se. Ma che hai fatto? Grazie per il passaggio, eh. Adesso alzate le mani contro il muro che vedevo da un'altra strada, su. Agnappè, ma rimortacci tu, ma che hai combinato? E che ne so? Quello là mi è zompato addosso da una finestra, stava sull'albero. Stavo a caccia di uccelletti, mi sono trovato sto foro passerotto smarrito e l'ho rimesso dentro al nido. Ma chi va fatta la soffiata, me lo dire? Ma che mi fai interrogatorio tu a me? Ah, vedi, io manco la domenica se vuoi lavorare in pace. L'hai finita, Marescià, divento l'esecutore di tutti quelli che ti hanno mandato a morire ammazzato. Dai, che ce lo non fa lo stronzo, guarda che l'accusa da furto diventa tentato omicidio. Questo è omicidio, Marescià. E non fa lo stronzo e due. Guarda che ho telefonato all'antifurto, ci hanno seguiti e c'hai i fucili puntati sul culo. Non te credo, Marescià. Non fa lo stronzo e tre. Cargiulo, parlo con te, vaffanculo, Cargiulo. Questo fa sul serio. Marescià, chi è ladro non è assassino. E poi a questo lo conosco. Non ha mai ucciso a nessuno. E se ha deciso di cominciare adesso, ma biondo il culo io.